è stato fatto fuori Brent Renault, è stato fatto fuori a Irpin, in un sobborgo di Kiev, da parte di un colpo al collo nel checkpoint, dove l'uomo, questo giornalista americano, stava filmando i profughi in fuga proprio della capitale dell'Ucraina, ossia Kiev. Due colleghi quindi di lavoro come lui, quindi si parla di giornalisti che sono rimasti feriti. La replica è stata inviata da parte di Washington. Infatti da Washington arriva una notizia secondo cui la Russia andrà ad avere forti, pesanti conseguenze per quello che sta combinando, come Jack Sullivan ci va ad informare pubblicamente. In Ucraina, ormai territorio di guerra, l'uomo non ce l'ha fatta, ripeto, è stato fatto fuori. Il timore dell'arma chimica, delle armi chimiche è un timore radicato. E è una vittima questo giornalista di questa situazione qua che purtroppo l'Ucraina sta vivendo da ormai molto tempo a questa parte. Sono ormai quasi più di 20 giorni che l'Ucraina è martoriata, devastata da questa guerra senza fine. E l'uomo, ripeto, Brent Renault, questo giornalista americano, è morto. È il primo giornalista americano a perdere miseramente la vita a Kiev, o meglio in un sobborgo di Kiev, in Ucraina, per colpa di questa guerra maledetta. Il video termina qua, iscrivetevi, commentate. Brent, riposi in pace. Amen.